why is Buddhism so successful? Perché il buddismo ha così successo? Because it's compatible. Perché è compatibile? You know, Buddhism doesn't touch anything. Il buddismo non tocca nulla. It has no frame. It has no sharia. It has no. Non ha una cornice. It has no up, no down, no left, no right. Non ha giù, non ha destra, sinistra. It's a mental game. È un gioco mentale. So mentally you can do what you want. Mentalmente puoi fare quello che vuoi. Yeah, you can be the most perverted and you're still in a company and it's no problem. Perverso di essere ancora nella compagnia. But the moment you work from here, ma il momento in cui lavori da qui, the heart energy, l'energia del cuore, which is the powerful energy, which is on, che è l'energia potente. Here you're not energetic. This you have to understand. This the mental activity is not energetic. L'attività mentale non è energetica. Okay, this is, questo dovete capirlo. Yeah, imagine that would be energetic. Immaginate se fosse energetica. Then finish tomorrow. Yeah? So here, it is only little vibration, you know, very little. Yeah? Qui ci sono solo piccole vibrazioni. It's only like this. Ma solo così. But the heartbeat is boom, boom, boom. That is the energy. Ma il cuore batte così. Questa From è l'energia. Here, you receive the energy. Da lì ricevi l'energia. So when your energy enters. Quando la tua energia unconsciously entra, in the beginning, inconsapevolmente all'inizio, area, in quell'area, because it becomes complete, I told you, concentration, that's what Buddhism exercises, perché diventa completa, e has not energy. Concentrazione, come vi dicevo, that's non ha energia, è poca. You must connect it with your heart, and then it becomes devotion. Devotion, that ti devi connettere col cuore, quella diventa devozione e dà energia. If you are in devotion, se sei nella devozione, then such a person you cannot stop. Non puoi fermare la gente. And devotion is everything. La devozione è tutto. So you become a disciple. E diventi un discepolo. That means discipline connected with devotion. E significa la disciplina connessa con la devozione. Questo è un discepolo.